oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città, pianse su di essa dicendo: se avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assediranno e ti stringeranno da ogni parte. Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vedete, questa profezia è tragica. Anticipa la notizia di una distruzione totale di Gerusalemme. Sarà tutta rasa al suolo, gli abitanti saranno quelli validi, uccisi, anche i bambini saranno uccisi, ma prima che la città venga espugnata arrivano all'estrema misura della fame, della sete. Dice la storia, Giuseppe Flavio e altri dell'epoca, che le mamme arrivarono a mangiare i propri figli impazzite per la fame. E Gesù qui continua: di te non rimarrà pietra su pietra, quello che sarà, dice. Però dice anche: quello che poteva essere e non è stata. E perché non è stata? Perché non ha accolto i profeti, non ha creduto ai messaggeri mandati da Dio per avvisare ogni volta quando il popolo stava per allontanarsi dal culto puro, vero, santo di Dio, dall'osservanza della legge di Dio. È un popolo prediletto, c'è un'alleanza scritta da parte di Abramo con Dio, promette di difenderla e la difende realmente, a cominciare dalla schiavitù d'Egitto e così via. Babilonia la riporta dall'Egitto, la difende da tutti i nemici intorno. Ricordate le gesta di Maccabei, con 600 uomini, 500 uomini, sbaragliava un esercito di 50.000 soldati, dunque era lui con loro. Ma Gerusalemme è diventata incosciente, ha tradito il suo Signore. Ma la cosa più notevole che io trovo in questo brano di Luca è il fatto che Gesù pianse. Chi è che piange? Chi ama. E qualcosa ha distrutto quello che egli ama. E chi non può rimediare, ma Gesù è Dio, è onnipotente, non può rimediare. Vedete, c'è un giudizio di Dio che si compie sulla terra. Il Signore
direi con pazienza, incassa, tace, tecoli, passano. Poi arriva il momento in cui la storia fa giustizia. Sono gli uomini contro gli altri uomini. Dio non ha mandato gli angeli a distruggere Gerusalemme, vi voglio dire. È così che si prepara la propria rovina, nell'incoscienza, nell'appiattimento, nell'indifferenza o anche nella profanazione. Allora io prendo questa scena e la riconduco a ogni persona che Dio ha creata. Gesù potrebbe piangere su tutte quelle persone che non arriveranno mai alla fede. Lui è morto in croce, ma quel sangue in effetti non serve sulla terra. Poi ci sarà una giustizia in cielo. Gesù piange su ogni cristiano che tradisce il proprio battesimo, su ogni battezzato che non osserva i comandamenti del Signore, che si schiera con i peccatori, con coloro che non conoscono Dio. E questo fenomeno sul piano politico accade ogni giorno. Dico lì, perché non è solo lì, anche sul piano sociale, di carità, di giustizia perfino. Mi paghi, ti difendo, pur sapendo che tu il reato l'hai commesso. È la giustizia degli uomini. È il limite della bontà degli uomini. Potrebbero essere molto più buoni, non lo sono. E allora il Signore manda continuamente i suoi messaggeri, manda i suoi santi a chiarire tutto questo. La visione di San Giovanni, che avete ascoltato qui nel brano dell'Apocalisse, è molto importante, perché nel cielo c'è questo Dio giusto, onnipotente. I vegliardi, 24, adorano, i quattro viventi sono in contatto con lui, prendono da lui la luce e la rimandano. Tutte le schiere degli angeli cantano la sua gloria, ma c'è un libro che bisogna aprire, è la redenzione, cioè decidere se salvare o no. E chi salverà dal peccato l'umanità? L'agnello è Gesù. Si presenta, prende il libro dalle mani del Padre, l'apre e legge tutto quello che c'è scritto. Questo è un passo che si riferisce al rapporto trinitario. Il Padre sa e vuole. Se anche il Figlio sa e vuole, la redenzione avviene sulla creazione. Avviene la redenzione. Già sulla terra noi ridiventiamo figli di Dio, gustiamo l'amicizia con Dio per mezzo della grazia, rafforziamo la nostra comunione con Lui attraverso i sacramenti. Ma perché io vi faccio questa catechesi? Perché non vorrei mai che noi avessimo davanti le perle e ci mettessimo i piedi sopra. C'è un bel passo nella Bibbia che dice questo. Noi ci dormiamo sulle benedizioni di Dio, sulle promesse, anche sugli ammonimenti, sulle minacce, sul pianto. Gesù piange qui. Allora, una comunità cristiana consapevole, attiva, riconoscente al Signore e umile, umile. Gerusalemme è stata superba, perciò è uscito fuori.
fuori strada, fuori dalla volontà di Dio. Oggi celebriamo la festa di Santa Elisabetta d'Ungheria, patrona del terzo ordine francescano. Nasce nel 207, muore nel 231, 24 anni. È la schiera dei 24enni, ci sono tanti santi, Gemma, Gabriele, Teresa, Luigi, 24 anni. A 14 si sposa, a 15 anni è madre, a 20 anni è vedova con tre figli, un anno appena, e viene cacciata dalla corte perché si comporta in un modo strano. Tutta la corte, solite papponi intorno all'autorità, che fanno? La stanno a controllare continuamente, la invidiano, la calunniano, e tanti miracoli per la carità che usava, ogni giorno 1.000, 2.000, fino a 10.000 poveri intorno alla reggia, a tutti dava da mangiare e da bere, la famosa birra che ogni tanto finiva nelle cantine. Allora dicevano: regina, qua non ci sta più la birra, andate a cercare ancora. E allora lì continuava a uscire finché c'erano i poveri che avevano sete. La notte tanti focolari accesi per le campagne intorno alla reggia, erano i poveri che aspettavano la mattina per avvicinarsi e chiedere aiuto e ricevere aiuto. Una volta una delle solite vipere riferisce al re che cosa? Che Elisabetta aveva portato un uomo nella stanza matrimoniale e addirittura sul letto matrimoniale. Allora il re conosceva la santità della regina, però per chiudere la bocca alle vipere va, e che trova? Grande crocifisso steso sul letto e la luce intorno. Pure San Francesco si convertì quando incontrò il lebbroso. Quello era un lebbroso. Elisabetta l'ha visto in quelle condizioni, ha sentito dentro un amore grande, proprio da santa. L'ha fatta accompagnare lì per curarlo, aiutarlo. C'era bisogno di cure, era Gesù Cristo. E il re ha visto grande crocifisso. È uno dei tanti miracoli. Quando dovette uscire dalla reggia, cacciarono con tutti e tre i bambini, e una regina potrebbe disporre in altro modo della sua autorità, no? E trova una stalletta di maiali dove non c'erano i maiali, e lì si rifugiò. Poi andò in convento dai frati: suonate, cantate per me il Te Deum, perché il Signore vi ha benedetta. Quella condizione, quella sorte, quella umiliazione era un motivo di gioia per lei. E questo è il codice dei santi, questo. Poi, quando ormai insomma, tutto comincia ad andare verso la fine, le tolgono i figli addirittura, e lei si ritira in una casettina piccola, e quel poco che le hanno dato per campare, lei ci ha costruito un ospedale, diventata francescana, perché ha chiesto di entrare nell'ordine francescano. Erano sorti allora, erano arrivati in Germania i figli di San Francesco, portano la notizia a Francesco di questa santa donna, e lui le manda in regalo il proprio mantello. Lei con quel mantello vive e muore. Ecco, la patrona del terzo ordine francescano è un modello di carità, di umiltà e di fervore santo. Quando andava e ogni giorno partecipava alla messa, come il sacerdote finiva l'offertorio, lei si toglieva la corona, perché diceva: non posso io, umile creatura, tenere la corona in testa,
corona d'oro, mentre il mio sposo, il mio re, ha una corona di spine. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Santa Elisabetta d'Ungheria. Elisabetta, Santa d'Ungheria, onore, grazia e splendida bellezza, fin dall'età più giovane t'adorna. Ignara vivi, mammola serafica, son tante intorno a te le damigelle, ognuna d'esse prodiga se stessa nel prevenire ogni desiderio, nell'eseguire appieno ogni richiesta. Tu come specchio usi la coscienza e come scettro l'onda del tuo cuore. Per tutte loro serbi gratitudine, ma schivi tutto ciò che è vanità. Conversi più con Dio che con gli uomini. Maturi nel silenzio la saggezza, la discrezione detta le parole e l'umiltà ti porta ad ascoltare. Così tu tessi l'ottimo corredo per diventare sposa del tuo re. L'amore tuo lo renderà felice, la tua virtù lo renderà più saggio. Solo 14 anni e sali al trono. A 20 sei già madre di 3 figli. Ti guidi nella via della fede, tu hai per essi esempio di bontà. Migliaia sono i poveri che accogli, tu offri il cibo e vuoi servire tutti. Non c'è soltanto il pane da mangiare, ma da godere il dolce tuo sorriso. Quando è finito tutto, benedici e torna a uscir la birra dalle botti e il pane tu moltiplichi per tutti. Sei diventata l'angelo dei poveri. Ma c'è qualcuno a corte che sobilla. La carità che fai ritiene scempio lo stile della vita non regale. In te non c'è vendetta né difesa. Ludovico vede ed è contento, non ha alcun dubbio sulle tue virtù. Un crocifisso trova nel suo letto invece del lebbroso che hai accolto. Parte per la crociata e muore ad Otranto. Per sempre sei cacciata dalla reggia. Ricevi in premio l'abito serafico e tutto quel che resta doni ai poveri. Adesso sei patrona del Terz'Ordine, sei la preziosa perla di Francesco. In terra sei la santa fatta povera e in cielo fatta grande per l'amore.